Benvenuti, diamo il via ad una nuova puntata di Spunti e Spuntini. Benvenuti a tutti i nostri telespettatori, ma benvenuto anche al nostro primo ospite di oggi, in collegamento il collega Massimo Pucci. E do il benvenuto di nuovo a Massimo perché cominciamo dall'attualità. Oggi ce n'è un bel po'. Ciao Massimo. Ciao Ilaria, ciao, Allora, ciao a tutti i per tutta telespettatori. Italia oggi è un giorno decisivo con le nuove misure in vigore da oggi sul Green Pass. Avremo modo di parlarne insieme a te perché non sono poche e non sono facili da tenere a mente tutte, insomma ci sono vari distinguo da fare, ma se parliamo di Green Pass, in particolare ad Arezzo, ci viene in mente tutto quello che è successo intorno alla piscina comunale che resta ancora chiusa, non si è trovato ad oggi un modo di poterla riaprire e per questo, prima di darti la parola, Massimo, vorrei vedere insieme a te un servizio che ha realizzato Riccardo Ciccarelli proprio pochi minuti fa. C'era una protesta pacifica, però importante, da parte dei genitori degli atleti che non possono più allenarsi in questi giorni proprio nella piscina. Allora andiamo ad ascoltarcelo e poi da questo fil rouge, diciamo, sul Green Pass ci muoviamo e faremo le nostre valutazioni. Andiamo ad ascoltare Riccardo Ciccarelli dalla piscina comunale. Purtroppo l'impianto in questo momento è chiuso per una presa di posizione che consideriamo personale, quando noi siamo per il rispetto delle regole. Lo sport è in prima persona il rispetto delle regole. Vogliamo che la piscina riapra nel rispetto delle regole, per cui i ragazzi hanno diritto ad allenarsi, noi purtroppo dobbiamo portarli nelle varie piscine della provincia. Vogliamo che la piscina d'Arezzo, che peraltro è un impianto, voglio dire, di primaria eccellenza a livello provinciale, se non addirittura regionale, riapra nel rispetto delle regole. Vorremmo un impegno chiaro del gestore che ha in mano le chiavi di questa struttura, in modo tale che la struttura possa riaprire in sicurezza. Gente che nuota, che da Foiano deve venire a Subbiano, in questo momento si stanno allenando a Subbiano, è un'ora in macchina, andata e ritorno, e direi, quando studiano, già gli allenamenti sono pesanti. Sono ragazzi che vivono solo per il nuoto, studiano e nuotano, e togli questa passione o reprimerla per l'idea di un singolo che sta facendo in una struttura pubblica non mi sembra. Io penso che se c'è una regola o la si rispetta o va fatta rispettare. Nessuno ci ha detto quali erano le loro intenzioni, di modo che, essendo soci, si faceva una votazione a maggioranza e il presidente penso che doveva prendere atto della maggioranza, e il passo che ha fatto ora di andare dall'assessore a dire controllo io il Green Pass lo poteva fare a settembre e magari non eravamo arrivati alla chiusura dell'impianto. Lui non intende niente, anzi, l'altro giorno gli ho chiesto se riapriva, si è quasi arrabbiato. Basta, cioè, ho iniziato a cercare lavoro. Ho sempre chiesto, quindi anche i ragazzi, i loro figli che venivano a pranzo, era categorico, cioè chi non aveva Green Pass non mangiava. Sono stato un po' deriso per questa cosa, però io ho rispettato le mie regole, ecco. Ma domani è un colloquio di lavoro, quindi penso che la strada è segnata per me. Ecco Massimo, vengo da te. Abbiamo sentito in ordine i genitori degli atleti, come vi dicevo, e in conclusione anche il gestore del bar che si trova costretto anche Sì. lui a chiudere, quindi una situazione un po' a effetto domino, per cui urge trovare una soluzione. Ecco, facciamo un po' il punto con te rispetto a questi giorni tesi sul tema piscina comunale. Ma io ho nel cuore queste persone, queste famiglie, e credo che questa vicenda della piscina sia veramente infestata da posizioni ideologiche assunte appunto dal gestore assolutamente ingiustificabile. Bene ha fatto l'amministrazione comunale a fare quello che ha fatto, anzi, andava fatto probabilmente anche prima, perché si sta parlando già di una concessione di un periodo nel quale sì, è stato sanzionato, però insomma. Credo che non tutte le responsabilità di questa vicenda spettino anche all'amministrazione comunale. Occorreva un dispositivo di legge ancora più chiaro per fermare queste derive ideologiche da parte di alcuni pochissimi gestori di impianti sportivi, perché questi genitori sono come i genitori dei ragazzini che si allenano nei campi sportivi, in tutti gli impianti, dove è necessario avere questa appunto
la certificazione verde per accedere, come coloro che hanno le palestre, come tutti quelli che fanno attività sportiva, in particolar modo di gruppo e al chiuso. Quindi le regole sono chiare, c'è una presa di posizione ideologica. Io credo che questa sia una vicenda per la quale sicuramente pagheranno gli aretini, pagheranno tutti coloro che sono appassionati di nuoto, che vogliono fare nuoto a livello agonistico ma anche a livello amatoriale, per chi vuole tenersi in forma. Ecco, io credo che sia veramente una pagina da dimenticare, da archiviare quanto prima, sperando che lo si possa davvero fare, oppure non credo più che ci possa essere un ripensamento da parte del gestore. Mi sembra che quella sia una posizione ideologica, che quindi, come tutte le posizioni ideologiche, sarà non negoziabile. Ecco. Quindi urge, ecco, in conclusione, trovare una nuova società, insomma un'altra società che possa occuparsi. Ma ci sono degli impegni patrimoniali che sono particolarmente complessi, ci sarà sicuramente un contenzioso con l'amministrazione comunale e, come tutte le cose, ci vorrà molto tempo. Domanda: Arezzo e la città di Arezzo merita il fatto di non poter sfruttare un impianto così importante come la piscina comunale per una posizione ideologica di un gruppo ristretto di persone che non rispettano la volontà del Parlamento? Perché queste sono norme che sono state convertite in legge dal Parlamento, sono in prossima conversione in legge. E allora che facciamo? Certo, quindi l'interrogativo rimane, continueremo a seguire questa vicenda, e invece ti vorrei portare anche su l'attualità, appunto, che riguarda l'obbligo vaccinale. Da oggi per gli over 50, abbiamo visto dai dati, sono alcune migliaia comunque anche le persone in provincia che rischieranno da oggi in poi una sanzione. In più c'è tutto il capitolo Green Pass per entrare in vari esercizi commerciali, privati, banche, poste, esatto. Cosa ne pensi? Quali sono i consigli da dare, insomma, ai nostri telespettatori? Ai cinquantenni non vaccinati, di vaccinarsi. Ecco, almeno a quelli che non sono guariti, perché quelli che sono guariti ovviamente hanno il Green Pass grazie alla guarigione, ma bisogna che si vaccinino. Perché, signori, basta vedere il report che è arrivato qualche istante fa su tutti i nostri cellulari che ci manda l'ASL. Purtroppo i ricoveri riguardano una fascia di popolazione che è quella, e quella è la fascia di popolazione più vulnerabile. Quindi intanto si devono difendere da questo virus e quindi si devono vaccinare, se non sono guariti dalla malattia. Quindi il Green Pass, che è richiesto per quanto riguarda tutta una serie di attività, è anche quello base, quello che si ottiene con il tampone. Ad esempio, si può andare alle poste per ritirare la pensione se non si ha il Green Pass rafforzato della guarigione del vaccino, facendosi un tampone, praticamente autotassandosi, perché alla fine bisogna pagare 15 euro, non so ora a quanto sono saliti i tamponi in farmacia, per andare a prendere le poste. Io dico, se tutto questo è realmente davvero giustificabile, se le persone sono così tenaci da resistere ad una misura che non è una misura coercitiva, ma è una misura che è prevista per aiutarli, per cercare di aiutare loro e tutti coloro che stanno fronteggiando questa pandemia. E, è vero che il Green Pass non garantisce l'assenza di circolazione del virus, ma è un incentivo fortissimo alla vaccinazione. Noi abbiamo raggiunto una copertura molto molto alta di persone protette dal virus grazie proprio alla logica del Green Pass. Io non credo che il popolo italiano, di fronte a un obbligo, avrebbe raggiunto questa copertura, perché quante cose sono obbligatorie in Italia e ci si dimenticano costantemente. Invece questo meccanismo a premi, lo voglio chiamare proprio così, ovvero se fai questo hai la possibilità di avere queste di godere di questi servizi, questo è qualcosa che ha funzionato dal punto di vista, io non dico dei risultati riguardo la circolazione del virus, ma delle persone che si sono vaccinate. E visto che ci sono tante persone vaccinate, abbiamo meno problemi negli ospedali rispetto ad esempio all'anno scorso, in cui con molta minore circolazione del virus avevamo 120 ricoverati nel nostro ospedale San Donato. Allora, queste sono cifre, sono numeri. Bene, questo dobbiamo ricordarlo. Io non credo, Ilaria,
Ilaria, io non credo che sarà possibile ottenere il 100% dei vaccinati o delle persone che hanno il Green Pass, perché è una cosa innaturale il 100%. Non esiste che siamo tutti d'accordo. A qualcuno non piace la Nutella, anche se a molti piace. Figuriamoci un trattamento sanitario. Allora, mettiamoci anche nella coscienza che bisogna fare pace in questo paese e quindi rappacificarsi, ovvero bisogna cercare di puntare alla vaccinazione, però bisogna evitare di criminalizzare coloro che non si sono voluti vaccinare, perché il nemico non sono i Novax o quelli che tentennano al vaccino, quelli purtroppo sono degli sciagurati secondo me, ma il nemico è il virus. Certo, non sono le persone, certo, che non hanno deciso di vaccinarsi. Grazie. Allora bisogna cominciare anche a ripensare, insomma, a trovare una strada per riappacificare questo paese che in una parte si è un po' avvelenato. Grazie del messaggio anche importante che Massimo Pucci ci ha dato con questa riflessione. Lo saluto per questa puntata e per questa settimana. Ci ritroveremo sicuramente nella prossima per discutere altri argomenti di attualità insieme a te, Massimo. Un buon proseguimento. Noi adesso andiamo in pubblicità. Grazie. E torniamo tra poco.